il tema prevenzione è un tema sentito ed è un tema che poi è alla base anche del progetto dell'associazione APGD, Associazione Pugliese per l'aiuto al giovane con diabete Onlus. Inviterei qui a raggiungermi sul palco Lucia Vitale, presidente di APGD. Prego. Intanto, presidente Vitale, lì è il microfono. Il tema della prevenzione è un tema sentito. Voi state facendo un'attività, voi siete tra l'altro un'associazione storica dal 1978, quindi 38 anni di vita, e in qualche modo raggiungete 500 persone, tra persone con diabete, famiglie, perché poi il tema del diabete non riguarda soltanto le persone che hanno la patologia, ma tutto un indotto, diciamo così. 500 sono i ragazzi con diabete, in effetti, le famiglie si aggiungono, quindi il numero sarebbe poi maggiore. Sarebbe maggiore, chiaramente. Voi con questo progetto siete andati nelle scuole? Nelle scuole, sì, ci siamo intanto ispirati al documento strategico, che appunto è diretto a, ad una migliore condizione di vita dei ragazzi e delle famiglie che hanno bisogno di essere tranquille, perché quando affidano i figli con diabete al mondo scolastico chiaramente hanno dei dubbi, hanno delle grosse perplessità, ma il problema sta solo nell'informazione che mancava e che ancora manca in tante scuole. Infatti il nostro non è un intervento di accusa, ma un intervento solo di informazione e formazione, perché lì dove non c'è l'informazione ci può essere chiaramente il buio dell'ignoranza che determina poi comportamenti poco corretti. L'ispirazione anche è stata quella, ci siamo ispirati, come dire, al... Tra l'altro dietro di lei scorrono quello... delle attività che voi fate come associazione. Sì, se mi permette, sì, io sì. Di lato sono alcune delle foto scattate nelle varie scuole e sono qui presenti anche i ragazzi e i dottori che ci accompagnano, il nostro caro dottor Torelli, che pur essendo in pensione è sempre con noi in prima linea ad informare e a formare, la dottoressa Piccinno che ci accompagna. E l'ispirazione più grande è quella che deriva proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando ci ha parlato della dimensione biopsicosociale. La malattia non esiste se non accanto all'ammalato, esiste un uomo, un essere umano che porta con sé una patologia, e quindi è necessario che si lavori nei contesti, bisogna contestualizzare l'individuo che vive quella patologia. Ed è necessario che quindi gli ambienti possano supportare, dare serenità, dare sicurezza e rendere gradevole l'unicità di ogni persona, perché la malattia non è una privazione, non è un handicap, è una unicità per ognuno di noi. Ognuno di noi è fatto a modo suo, è una bellezza, se vogliamo la chiamiamo una bellezza particolare, che rende tali questi ragazzi che la portano. Anch'io sono mamma di un ragazzo con diabete, che ha diabete da 22 anni ormai, e quindi vivo in prima persona questa unicità, che crea sicuramente delle problematiche qualche volta, e noi cerchiamo nelle scuole di prevenire problemi di integrazione, di inclusione e di serenità. Ecco. Noi vogliamo che i nostri ragazzi vivano sereni nel loro ambiente. Una parola che mi ha colpito era quotidianità, cioè voi cercate di rendere nel percorso quotidiano dei giovani con diabete l'esperienza del diabete nella scuola. Nella scuola, sì, quotidianamente. Cosa vediamo qui? Tante scuole, voi operate in tutte queste scuole? Siamo andati quasi in tutte queste scuole, ce ne manca solo qualcuna, ma se ne aggiungo, ne abbiamo tante prenotate, perché le prenotazioni sono tante, ma voi capite bene che essendo noi volontari, comunque dei lavoratori, e nelle scuole normalmente, almeno per ora, siamo entrati oltre ai medici, io sono anche docente, quindi ci alterniamo docenti, mamme, con ragazzi con diabete, che conoscono bene il mondo della scuola e sanno anche come parlare ai docenti, quindi siamo in tre per ora a girare, e ci sono tantissime scuole in lista d'attesa, che raggiungeremo sicuramente presto. Complimenti per il suo e per l'impegno dell'associazione, perché dimostra quanto ci mettete come passione. Beh, sì. Anche mangiando il tempo libero, che poi è sempre poco e non c'è ormai libero. È per l'associazione, non c'è più tempo libero. Finito tempo libero. Allora Vitale, noi abbiamo oggi la fortuna e il privilegio di vedere la realizzazione del corto che ha impegnato l'associazione. Bellissimo.
Lei dice già bellissimo, noi lo vogliamo vedere. Ma basta però guardare questi ragazzi. Tra poco li sentiremo. Li sono sentiremo loro anche i protagonisti. Li sentiremo anche. E questi ragazzi hanno da insegnarci tanto, tanto. Hanno da insegnare a tutto il mondo tanto, perché vivono la loro condizione, perché non è un problema, è una condizione. La vivono in un certo modo, noi dobbiamo ascoltarli, perché sono tutti figli miei, insomma, sono anch'io mamma di un ragazzo con diabete, li considero tutti figli miei, quindi bisogna ascoltarli. Io poi chiederò a voi come è andata la realizzazione di questo video, se vi siete divertiti, se è stato semplice, dopo mi direte qualcosa. Allora, noi ci vediamo questo video che ha un nome particolare, Dolce come il miele. Dolce come il miele, questo il titolo lo dobbiamo alla nostra regista, tra poco sentiremo, che sentirete tra poco, che è stata l'artista, ecco, l'artefice poi di questo cortometraggio. Per il resto abbiamo realizzato noi il PowerPoint che portiamo nelle scuole, le brochure, l'abbiamo realizzato io, la dottoressa Piccinno, il dottor Torelli, e quindi insieme abbiamo creato questo primo approccio nelle scuole che, devo dire, sta avendo i suoi risultati. Sono qui presenti anche maestre, presidi che hanno toccato con mano e che vivono quotidianamente, che collaborano con le famiglie e con i ragazzi. Allora, noi vediamo il risultato di questo lavoro, sì, e poi scambiamo due parole con la regista e con chi è diventato attore, non per un giorno, per più giorni, ma poi ce lo racconteranno meglio loro. Dolce come il miele. Scusa ragazzo, mi dai un goccio d'acqua per favore? Anche quello che avanza, il ghiaccio, mi bagno le labbra giusto un attimo, poi me ne vado. Sta là l'acqua. Giovane, aspetta. Giovane, aspetta. Giovane, l'acqua. Ciao, sono Biagio Savino, un atleta che pratica triathlon a livello agonistico. Il triathlon è una disciplina che raggruppa tre sport: il nuoto, la bici e la corsa. La particolarità di questa bici è che ha installato un piccolo apparecchietto che controlla determinati parametri per le mie esigenze. E in più ci sono i carboidrati. È tutto. Ciao. Porto qua la bicicletta, vendo. Dolce come il miele. Allora, inviterei qui per una battuta assolutamente Antonella Carone, regista di Dolce come il miele, che era tra i suoi attori. Prego. E poi Nino Cocconcelli, ci raggiunga qua, presidente AGD Parma e presidente onorario AGD Italia, grazie. E vorrei anche, a nome così della classe medica in qualche modo che è intervenuta, avete sentito la voce del comitato scientifico, la dottoressa Elvira Piccinno. Accomodiamoci. Piccinno, si è portata la clac. Allora, accomodiamoci un secondo, perché com'è stato girare con loro, che io non coinvolgo subito dopo, ma li coinvolgo con le altre storie di innovazione, perché voglio sapere poi da loro un parere su questo. Com'è stato girare con i ragazzi? Allora, in realtà non è che abbiamo proprio girato con i ragazzi, infatti come avete potuto vedere, nessuno di loro era microfonato innanzitutto, quindi diciamo in fase di montaggio, e permettetemi di ringraziare il mio montatore Daniele Domanico che è qui, per un supporto, perché ha seguito con molto interesse anche questo progetto. In fase di montaggio abbiamo fatto una selezione molto molto ardua, perché loro non erano microfonati, non sapevano di essere ripresi, ci siamo aggirati veramente in punta di piedi, e quindi questo chiaramente ha determinato tutta una serie di difficoltà tecniche, perché a differenza magari al contrario di quello che è successo per la mamma di Gioia o per i medici, loro non sapevano, cioè, non
c'erano delle domande a cui rispondevano, certo. loro erano lì grazie al lavoro dell'equipe medica, della psicologa, hanno tirato fuori quello che loro sentivano, che probabilmente non avevano mai confessato ai propri genitori. Quasi impresa ai propri... diretta. Ma a totalmente impresa diretta, tant'è vero che loro non sapevano, certo, che cosa in realtà ne sarebbe derivato, e non lo sapevo neanch'io, devo essere sincera, perché ovviamente noi eravamo lì con la telecamera a captare quello che dicevano, e poi riascoltando e sbobinando l'intero girato, all'incirca 7 ore di girato, perché noi ci siamo messi lì tutta una giornata con la camera, ho iniziato, i pezzi sono andati un pochino a posto e ho dato quella che è un po' la mia personale visione, che anche un po', io sono diabetica dall'età di 8 anni, sono una come loro e conosco questi dottori veramente come fossero i miei genitori, e forse ho raccontato un po' quello che avrei voluto raccontare io in prima persona attraverso i vari tasselli del loro puzzle, e quindi c'è questo inizio un po' in tono da commedia che è un po' quello che tutti noi sembriamo, perché ancora oggi mi capita di dire a una persona: sono diabetica. Ah, ma non si vede. Certo. E quindi tutti noi all'apparenza, cioè siamo ragazzi normali come tutti gli altri, però poi andando a scavare magari abbiamo un vissuto e abbiamo molte cose da dire, e io penso che in questo corto siano venute fuori, infatti si inizia con un tono così leggero che quasi non si capisce, infatti Pinuccio, che ringrazio, ad oggi volto noto anche di Striscia, si è prestato per questa bella causa, e all'inizio dice: ma che vendono le biciclette qui? E invece poi si ritrova e tutti noi in questo corto intraprendiamo questo viaggio andando lì a scavare. Ho voluto infatti abbracciare il tutto con una colonna sonora scelta tra musicisti, compositori, tutti con diabete, quindi Johnny Cash, B.B. King, perché mi piaceva questa l'idea che ci fosse qualcosa in più da, certo, condividere, certo, con questi autori, certo, con questi compositori, oltre la musica in sé, quindi una certa sensibilità. E mi auguro che questo strumento, che da un punto di vista espressivo penso sia molto efficace nell'approccio con il giovane pubblico, possa essere uno strumento valido per la diffusione e la conoscenza del diabete anche nella scuola, e grazie, non solo. Grazie Antonella Carone, grazie. Grazie. Tra l'altro nell'Impact Hub di Bari abbiamo anche una bicicletta che richiama la bici del nostro amico di Striscia la Notizia. Presidente Cocconcelli, allora, si fa associazionismo e prevenzione e informazione anche con questi video, con questa documentazione? Certamente, sono molto belli. Innanzitutto voglio ringraziare sia l'associazione di Bari per il graditissimo invito e anche Sanofi. Io rappresento Agili d'Italia e porto a tutti voi i saluti del presidente Gianni Lamenza e di tutti i componenti del consiglio direttivo, che è stato proprio eletto la scorsa domenica dopo le elezioni. Agili Parma è un coordinamento tra associazioni nato 20 anni fa. Sinteticamente Vi dico come ha agito e per quali motivi ha agito. Innanzitutto siamo nati per promuovere la miglior cura possibile per i nostri bambini, sia cercando di ottenere il miglior autocontrollo per ciascuno di loro, e sia anche cercando di aiutarli con una ricerca, con premi di laurea. E questo è stato per noi un vanto che è durato parecchi anni. Un altro importante tema su cui abbiamo riversato le nostre forze è stata la tutela dei diritti civili. Quando si era partiti 20 anni fa, veramente di diritti civili ce n'erano pochi. Mancava l'informazione e il diabete di tipo 1 era uno sconosciuto, perché conoscevano tutti il diabete di tipo 2, e il diabete di tipo 1 ha mangiato troppo zucchero, per quello gli è venuto, certo, gli è venuto il diabete. Per cui è stata una lotta lunga, ma abbiamo fatto luce sul diabete, come diceva il nostro slogan. E poi la diffusione, altro tema importante, la diffusione in tutte le regioni d'Italia di pari opportunità di cure.
non abbiamo mai pensato che dalla Sicilia si dovesse andare a Roma o a Venezia o a Milano per curarsi. I bambini siciliani devono curarsi in Sicilia, i bambini campani in Campania e i bambini altoatesini in Alto Adige. E questo è stata una nostra lotta, anche questo, perché non è sempre stato facile accettare questo. Infine, una corretta interpretazione e diffusione della legge 104. La legge 104 inizialmente non era accolta da noi, perché avendo di fronte la necessità essenziale di dire che i nostri bambini non erano degli handicappati, la legge 104 in fin dei conti poneva questa lontana opzione, ma dopo, accettando l'idea che la disabilità è temporanea e dovuta alla complessità della cura e alla giovane età dei bambini, una diversità che termina col 18° anno, per cui la legge 104 dà alcuni vantaggi alle famiglie, ma ognuno è libero di accettarla o di non utilizzarla. Va bene, attualmente il lavoro su cui siamo stati impegnati è stato l'intervento della scuola. L'intervento della scuola è stato importante, e qui mi riferisco anche a quanto ha fatto la GD Bari, che di fianco al nostro documento hanno attuato un progetto molto importante e molto bello, che io assolutamente apprezzo. Ora, nell'intervento sulla scuola si è cercato soprattutto di introdurre un concetto importante, la demedicalizzazione della scuola. Noi non vogliamo l'infermiera appresso al malato diabetico, perché sarebbe una discriminazione per tutti. Immaginate tutti voi che se uno avesse a fianco un'infermiera che lo guarda e lo assiste per vedere se mangia bene, se l'insulina è corretta, se ha ipoglicemia. Questo no, noi dobbiamo istruire i nostri insegnanti, i nostri medici, e renderli capaci di fare quello che fanno le mamme dei bambini con diabete. Prevenzione e informazione, insomma. Certo, non la... certo. Presidente, grazie di questa testimonianza, che in realtà è molto in linea con il corto che abbiamo visto. Prevenzione e informazione. Io vorrei coinvolgere rapidamente la dottoressa, ovviamente, Piccinno, diabetologa del reparto di malattie metaboliche, sezione diabetologia dell'ospedale Giovanni XXIII. Che cosa è rimasto di questa esperienza del corto che abbiamo visto per lei, che poi vive queste esperienze a contatto con i pazienti giorno per giorno? Orgoglio, perché Antonella la conosco da bambina, come i ragazzi che sono qui, come la piccola Gioia. È la terza volta che io vedo il cortometraggio, però è una tormenta di emozioni. Il diabete tipo 1 è una sfida difficile, non solo per il ragazzo e per la famiglia, ma anche per noi diabetologi pediatri, che dobbiamo, perché il diabete cresce, cambia, dobbiamo seguire in questo percorso di educazione continua il ragazzo, accompagnandolo in al raggiungimento di una consapevolezza di autogestione e del sapersi curare, certo, per tutta la vita. E quindi proprio abbiamo pensato al concetto di educazione come spazio di pensiero, perché le conoscenze scientifiche del diabetologo devono coniugarsi con l'esperienza di vita del paziente, che è diversa da ciascun bambino, è diversa per lo stile di vita della famiglia. E quindi abbiamo pensato al mondo sociale del bambino, abbiamo cominciato dalla scuola. È una squadra che ha entusiasmo, non ci fermate. È una sfida difficile, ma non impossibile, da quello che vediamo. Grazie Antonella Carone, presidente Cocconcelli, grazie, e grazie Elvira Piccinno, grazie molte.